giocare palla a terra, rapidi, ricezione e trasmissione della palla in velocità, andiamo dentro e quando stiamo sotto porta, a differenza di ieri, cerchiamo di essere cinici, non usiamo la potenza, piazziamo sta palla. Ieri per tirare 2-3 volte di potenza, queste cose qua, non serve. A volte davanti al portiere, 7 metri di porta, il grande attaccante piazza la palla e fa gol. Pensa prima a fare gol e poi a tutti gli altri gesti, a un dribbling in più in area. Ieri 3-4 volte siamo entrati in area, tiriamo in porta. Ora dobbiamo pensare al risultato. Pare brutto, ma arriviamoci con il gioco. Arriviamoci con il gioco, avendo un atteggiamento tattico in mezzo al campo, ognuno nel proprio ruolo dobbiamo fare la differenza. Ognuno nel proprio ruolo. Mi raccomando, a Ferrucci e Emanuele. Questa linea di centrocampo in fase di non possesso. Dobbiamo stare molto vicini e dobbiamo subito sfruttare le ripartenze e accompagnare i due attaccanti. Non dobbiamo mai lasciare Malcone e Mata da solo, dobbiamo salire, dobbiamo essere rapidi dal portiere che esce alla coppia centrale che è Gabriele e Guido, ok? E quando andiamo sulle fasce, sia Federico e sia dall'altra parte Ceroli, se attacca Federico, Ceroli si ferma e abbiamo sempre questa linea a tre. Si attacca Federico, Ceroli si ferma, cerchiamo di essere, e davanti alla difesa Pitbull deve pensare soltanto in fase di interdizione, e Michele da lì invece di fare un dribbling in più devi verticalizzare il più possibile, così come il terzo gol di ieri con Mario. Quello è il ruolo del centrocampista se vuoi giocare così basso, ok? È prendere la palla e andare a servire. Mata viene incontro, Perruccio e come si chiama? Sì, ho finito, finito. E Malvone viene in gol e andiamo all'uno contro uno, come hai fatto ieri con la seconda partita. Non restare lì a ferro, non fare il paletto, se no non ci fai mai in porta. Su, andiamo ragazzi. Andiamo. Per questo magico gruppo, o quelli della panchina che portano un po' di roba fuori. Ci sono già. Allora, poi ce l'ho di loro. 10 minuti sulla pulizia.